Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Vittoria di Max Verstappen su Red Bull nel Gran Premio di Spagna svoltosi a Barcellona. Secondo posto per Norris su McLaren, terzo il prossimo ferrarista Lewis Hamilton su Mercedes. Quinta e sesta le Ferrari di Leclerc e Sainz in una gara, diciamocelo apertamente, anonima. All'inizio Norris, che è partito in pole position, viene sorpassato da Verstappen e da Russell. Russell si trova in prima posizione, ma dopo pochi giri Verstappen lo sorpassa sverniciando del DRS, ciao, se n'è andato e là è finita la gara. Ci hanno provato Russell, Norris allungando lo stint per il cambio gomme, ma non c'è stato nulla da fare. Non è tanto la Red Bull che è superiore, ma è proprio il pilota, perché se andiamo a vedere, analizzare bene, l'altra Red Bull di Perez è arrivato nono decimo a quasi un minuto da Max, e là è tutto merito di Max, anche perché la Red Bull, perdendo l'ingegnere Adrian Newey, che ha lasciato, si è ancora sotto contratto ma sta svolgendo altro, porta gli aggiornamenti, ma non è la stessa cosa se li fa l'ingegnere inglese. E la McLaren è molto migliorata, si è avvicinata moltissimo alla Red Bull, distacco di 3 secondi fino a circa 5-6 gran premi fa prendeva 30 secondi, ha fatto un grande step. Invece anonime, come detto, le Ferrari sono molto deluso, perché mi aspettavo molto di più. Continuano a parlare di aggiornamenti, di miglioramenti, ma qua, ragazzi, qua possiamo andare avanti, si va indietro. Ci illudono sempre come ogni anno, dicendo questo qua va bene, qua dopo la vittoria di Monte Carlo in effetti tutti speravano in una risurrezione, ma qua si sta andando peggio, perché la macchina non andava in Canada, si era trovata la scusa che c'era bassa temperatura, pioggia, non si era stato trovato l'assetto, e ci può stare. Però qua c'era sole, le temperature erano alte, la macchina non andava, è arrivato oltre a 20 e passa secondi da Verstappen. Io non lo so se non stanno funzionando gli aggiornamenti, gli addetti ai lavori dicono di stare tranquilli, che ci vuole tempo per sviluppare gli aggiornamenti, ma secondo me, da quel poco che capisco, gli aggiornamenti, se vanno bene subito. Basta vedere la McLaren ha fatto completamente aggiornamenti nuovi, tutti li ha portati a Imola, e da Imola, che la McLaren è un'altra macchina che si gioca sempre la vittoria, al massimo arriva sempre seconda. E com'è che la Ferrari porta gli aggiornamenti, va indietro così di andare avanti? Gli aggiornamenti la Ferrari li ha portati, se non sbaglio, a Imola, poi vabbè si è andato a Monte Carlo, dove non è che siamo leggermente là, se parti prendi la prima proposizione, parti primo, ciao, non ti sorpassano. Poi in Canada e Spagna è stato molto deludente, sono preoccupato per il futuro. Ormai quest'anno è andato, si può sperare, sì, come già detto in diretta radio, nei miei insert, si può sperare in qualche vittoria, in qualche circuito favorevole. E adesso i prossimi circuiti, se non sbaglio, sono Austria, dove là va tanto il motore, perché è pieno di rettilinei. Poi c'è un bellissimo Gran Premio, il Gran Premio d'Inghilterra, e Inghilterra sì, si può fare qualcosa, ci sono curve veloci, ma ci sono anche rettilinei. Come poi arrivano in Ungheria, dove è tortuoso, poi se non sbaglio c'è Spa prima della pausa estiva di un mese, e qua bisogna fare qualcosa. La Ferrari ha detto che porterà altri aggiornamenti in Inghilterra, però intanto la stagione sta andando, vabbè, non si poteva sperare di lottare per il mondiale, però qualche vittoria o qualche prestazione non in colore come le ultime due ci si sperava. La speranza è, come detto, che arrivi il più presto possibile, arriverà il prossimo anno, dalle voci agli annui della Red Bull, che ti fa la macchina nuova, una macchina bomba. E poi arriverà anche Hamilton, oggi grandissimo terzo. Hamilton, se c'è una macchina, ragazzi, non si discute il talento, può avere anche 40, 50 anni, ma se sei forte lo sei forte a 20 anni, come lo sei forte a 40 anni. La
speranza di migliorare. Oggi, come già detto, sono molto molto deluso, più che in Canada, perché in Canada vabbè c'era il meteo e tutto, ma oggi c'erano tutte le condizioni per fare bene, ma invece no, in qualifica si arriva sempre dietro, quinto e sesto. Oggi in gara proprio il ritmo non c'era e va bene così. Aspettiamo la prossima, come detto, tra una settimana. Adesso ci sono, detto Austria, e poi la settimana dopo addirittura subito Inghilterra. Speriamo in bene nella Ferrari. Come dice il detto, la speranza è l'ultima a morire, ma si devono andare in una svegliata a fare qualcosa. Speriamo in bene in questi aggiornamenti. Con questo vi saluto, un ciao dal vostro Marco.